È una squadra diversa da quella vista all'opera nelle prime quattro giornate di campionato. Ora l'Olimpia Agnonese può davvero sperare di raggiungere la salvezza. Certo, la strada è ancora molto lunga, ma i segnali giunti dal derby di domenica scorsa contro il Vasto Girardi sono molto incoraggianti. Assolutamente sì, ma non per il risultato. Per la prima volta siamo nelle condizioni di poter lottare, non so se contro tutte le squadre, ma contro le squadre medie di questo campionato. Abbiamo avuto un calendario complesso, adesso sono arrivati dei ragazzi che sono comunque importanti e ci danno anche dei cambi. Abbiamo giocato contro un avversario di ottimo livello e lo ha dimostrato nelle partite precedenti. Però siamo stati tosti, lucidi, abbiamo fatto le cose come dovevamo e alla fine sono molto molto contento, nonostante chiaramente la delusione del gol preso al 90esimo, consapevole e con rispetto che il risultato è giusto. Ora toccherà a Senigallesi assemblare un gruppo che fino ad ora aveva sofferto maledettamente la categoria. La squadra gioca bene, ma deve migliorare in fase difensiva, essere più compatta e raggiungere una condizione atletica perfetta che le permetterebbe di aggredire gli avversari dall'inizio alla fine. L'organizzazione è data comunque dalle idee di un tecnico, ma soprattutto dalla qualità dei giocatori. La società mi ha alzato la qualità dei giocatori, automaticamente è lievitata anche l'organizzazione di squadra, perché certe gestioni non possono essere predeterminate, perché il calcio è uno sport di situazione che muta continuamente e solo se hai giocatori capaci di gestire i momenti della partita fanno sembrare tutto più facile nell'organizzazione.